Oh cavallo. Roberto Vecchioni, addirittura. Ah beh, è un mito, è spettacolare, ci sarà sicuramente un afflusso di gente enorme. L'aspettiamo perché è una vecchia conoscenza, è un artista comunque. Roberto Vecchioni, 5 gennaio, Francesco. Ci dobbiamo venire, ci possiamo. Mi raccomando, tutti quanti. Ma Vecchioni è tutto un programma, è da seguire sicuramente. Roberto Vecchioni, che è un artista e un professore, per me è, cioè, diciamo così, è un onore a capo di ospitare questo professore e questo grande cantante. Oh cavallo. Allora, sicuramente conosciamo Vecchioni, un po' meno Alessio Minini. Alex Minini. Alessio Minini. Lasciate qualche cosa di indelebile. Cioè, le sue canzoni si cantano sempre. Oh cavallo. E Caffeina Band. Ragazzi, siete tutti invitati a Cava per l'evento La Notte Bianca. È peccato, mi mancherà quella Notte Bianca di Cava di Tirreni. Perché a me Vecchioni è un poeta prima di essere un cantante. State preparando per invogliare la gente a comprare? Sì, sì, per andare comunque per incentivare l'economia di Cava. La Notte Bianca. Divertimento, tranquillità, sicurezza e passare una bella giornata insieme agli amici, familiari. Partecipo anch'io alla Notte Bianca. Partecipo anch'io alla Notte Bianca. Farò una bella Notte Bianca, mi auguro, e spero che sarà bellissimo. Almeno mi vivo un po' di Cava. Manca tanto, soprattutto quando si è all'estero, è qualcosa che si ha nel cuore. Oh cavallo, oh cavallo, oh.